stiamo assistendo a cambiamenti epocali nel mondo dei pagamenti. Le tecnologie e i paradigmi di internet sono finalmente arrivati su un mercato che fino a ieri era ancorato a tecnologie antiquate. Per rispondere alla domanda su cosa cambierà, dobbiamo aver ben presente quali sono gli obiettivi da raggiungere. I pagamenti elettronici hanno come obiettivo primario la lotta al sommerso, di conseguenza il loro avversario è il contante. Oggi si parla molto di criptovalute, che sono viste come lo strumento per democratizzare e decentrare la gestione delle transazioni elettroniche. Nella pratica ciò che sta accadendo è il contrario. Le criptovalute, nella maggior parte dei casi, sono usate per speculazione finanziaria. Quando sono usate come moneta di scambio, sono inefficienti e opache. Con questo non voglio dire che la blockchain non sia una tecnologia estremamente promettente, ma ritengo che se vogliamo favorire il cambiamento nel mercato dei pagamenti, dobbiamo seguire con particolare attenzione le novità che la Commissione europea sta promuovendo. Il mercato dei pagamenti potrebbe aprirsi ad una creatività mai vista prima, in base a come verrà applicata dalle banche la PSD2. Alcune banche sono attente a cogliere queste opportunità, altre potrebbero porre resistenze al cambiamento. È compito delle fintech traghettare verso il futuro questo mercato, mostrandone i vantaggi, ma anche agendo da pungolo nei casi in cui l'inerzia al cambiamento di alcuni funga da freno per tutti.